saltò e la faccia trovò pane a pane. Buongiorno, buon martedì, grazie di essere qui con noi. A tenervi compagnia oggi Gabriele Laporta, Angela Vitaliano, Massimo, Cristina, Vittoria, Alessia, Luca, Massimiliano, Barbara, Sara, Silvia, anzi, Maria Pia, Arianna e Sara. L'ho fatto apposta stavolta. Questa volta l'abbiamo capito, l'ho fatta apposta. Bene, allora buona giornata a tutti. Allora, leggiamo delle lettere oggi, certo. Angela, che dici? Leggiamo un po' di vostre lettere, naturalmente non possiamo risolvere, ma possiamo evidenziare. Il nostro compito è quello di evidenziare. Dai, Angela. Leggiamo la lettera di Amedeo Levanto che ci scrive da Lecce. Mi chiamo Amedeo, ho 45 anni, sono meridionale e come buona percentuale di coloro che si trovano al sud ho avuto delle difficoltà economiche per via della disoccupazione. Sono rimasto 12 mesi senza lavorare. Pensate voi, un padre di famiglia con un figlio di 21 anni appena diplomato, uno di 17 senza lavoro, uno di 11 a scuola e la moglie casalinga. Lo Stato, secondo il mio parere, trae vantaggio dai disoccupati perché, oltre a non avere più il lavoro, non percepisco nemmeno gli assegni familiari, che erano 450.000 lire, ma comunque sarebbero stato un sostentamento. Ho cercato con disperazione di fare anche del lavoro nero, ma senza avere dei risultati. In ogni modo, adesso sto lavorando da 3 mesi, ma sempre a rischio perché le assunzioni sono comunque trimestrali. Signor Amedeo, no? Signor Amedeo. Quanti anni ha, signor? 45 anni. Da 12 senza lavoro, con il primo figlio di 21, l'altro di 17 e un altro di 11. Ti ricorda niente questo, Massimo, questa situazione? Sì, mi ricorda tante situazioni simili che abbiamo sentito in tutti questi giorni. Così, insomma, una situazione... 45 anni, con l'età... Sì, con una l'età situazione... Con l'età terribile. Quel limbo in cui praticamente... si è troppo vecchi per parlare di disoccupazione giovanile, però si ha un'esperienza ma poi non si riesce neanche a dimostrarla, perché magari tutti questi hanno delle competenze, però comunque si è troppo giovani per andare in pensione, quindi si rimane lì sospesi senza con queste situazioni veramente tragiche, secondo me. Noi abbiamo avuto tragiche. Un signore che veniva da Messina, non so, vi ricordate, di 46 anni, vedete che l'età coincide, ti ricordi, no? Signor Alessandro. Signor Alessandro, da Messina, che non ci ha fatto sapere più nulla, no, credo, no, vero? No, non abbiamo avuto più notizie. Non abbiamo avuto notizie, è un signore che aveva 2 figli, no? Certo. Che era alle soglie ormai della disperazione. Il problema è il grande rimosso, non sono io a dirlo, il grande rimosso è il problema dell'occupazione. Tra l'altro, direttore, il problema in questi casi è che avendo dei figli nasce la necessità di continuare a dare dei valori, comunque a dare un'educazione o segnare un percorso nonostante dentro ci sia quello che noi non riusciamo neanche a immaginare, perché chi non si trova in questa situazione può lontanamente somigliarsela ma non sentirla sul serio. Maria Pia sta a Palermo, gli diamo un microfono, ecco, tieni tu Maria Pia. Maria Pia è di Palermo. Studia sociologia, sta a Roma. I tuoi genitori quanto ti danno al mese per poter studiare? I miei mi danno 800.000 lire al mese per vivere, sì. Tranne poi i libri me li compra mio come, padre. Ecco, come vivi? Scusate, è significativo perché vorrei andare poi al ricordo, magari la leggiamo la lettera di Varese, perché sui denari qui stiamo calcolando, proprio sul filo delle 10, delle 15.000 lire. Allora, 800.000 lire. Io vivo da sola, pago 300.000 lire d'affitto e abito in un paese fuori Roma per scelta, perché gli affitti costavano ovviamente molto meno. Poi pago 200.000 lire tra luce, acqua, telefono, gas, eccetera, eccetera. Sì. Il resto lo uso per mangiare, per comprare da mangiare, vestiti, quando li posso comprare. Sì. Beh, certo. Quando però c'è cioè, i tuoi genitori alle spalle. Tuo padre cosa fa, Maria Pia? Mio padre è impiegato in un'azienda. Sì. Quindi loro si tolgono 800.000 lire del loro... Sì, lavora solo mio padre. Solo tuo padre, sì. Hai altri fratelli, sorelle? Sì, ho un fratello che fa pure l'università, però a Palermo, fa architettura e costa quindi anche, lui. Anche molto. Quindi la tua famiglia, quindi i vostri studi, la tua famiglia, vuol dire, è una parte considerevole del budget? Sì. Infatti, cioè è dura per loro e per me. Ecco, tutto questo va bene, nel senso, diciamo, pure andrebbe bene, mettiamola così, andrebbe bene se non ci fosse poi il problema che lei si laureerà in sociologia e sappiamo che gli esiti professionali saranno quello che saranno, e fratello si laurea in architettura e sappiamo che anche il problema dell'architettura è molto sentito.
che abbiamo vicino un biologo che ci ha testimoniato molte volte, ma ovviamente ho di ribadirlo perché diventano casi emblematici, è che poi gli esiti, quali che sono, è difficile. In questo caso, pensate, qui siamo già nel reparto fortunati, no?